quello che è capace di realizzare Giuseppe nel suo ambiente, cioè questa specie di strano miracolo che lui riesce a compiere, di raccogliere intorno alla poesia un sacco di persone. Non è una cosa che ti succede per me. Io vengo da Roma, mi possono garantire che intorno alla poesia si possono raccogliere, prima per esempio, 9, io dico 5 o 6 persone, non una sala così. Credo che si senta comunque. Invece qui succede una specie di miracolo. Intorno alla poesia si raccoglie molta gente, molte persone, che non sono venute qui per curiosità, sono venute qui perché qui si parla di poesia. Allora questo, io non mi occupo di sociologia della letteratura, ma dal punto di vista della sociologia della letteratura è già un fenomeno che meriterebbe di essere studiato. Che cosa combina Giuseppe per riuscire a compiere questo miracolo? Come fa? Io una risposta ce l'avrei. Dice, come fa un giovane di 21 anni a scrivere 6 libri di poesia? Da dove gli viene la forza? Tanto la forza gli viene dal fatto di aver 20 anni. E quella è una forza che è una meraviglia. Ma non è che tutti i 20enni sono capaci di scrivere 6 libri di poesia in 2 anni, in 3 anni, in 4 anni. Allora ci deve essere qualche altra cosa in più, che è esattamente quello che compie il miracolo. E che cos'è? È quello che c'è nei suoi libri di poesia, cioè è l'entusiasmo, è una carica che lui c'ha dentro, che lo muove e fa muovere pure le pietre, fa muovere pure le montagne. Questa carica di entusiasmo che non è solo sua. E questo entusiasmo è talmente tanto ed è talmente vero che come tocca qualcuno lo trascina immediatamente. C'è una malattia infettiva praticamente. Che funziona? Funziona alla grande. E funziona, non è che funziona perché lo dico io, funziona perché sta nell'esperienza di ciascuno di voi. Se voi state qua è perché Giuseppe vi ha toccato, o con il libro o con una parola, e vi ha fatto arrivare a voi. Allora questo secondo me è la premessa ed è anche, non è solo la premessa di un discorso intorno all'ultimo libro di questo. Io credo che sia non solo la premessa, ma il contesto all'interno del quale poi la poesia nasce. Cioè da questo scambio di sensibilità, dice una parola che non si usa più, e non solo sensibilità, anche bello è un aggettivo che non si usa più. Però se andate a vedere poesie di una poetessa che si chiamava Saffo, non usa mai i superlativi. Basta dire bella, più di bella che c'è. Se una cosa è bella, c'è bisogno di dire bellissima. Perché o è bella o non è bella. Bellissima, poco senso. È già in un linguaggio barocco, è già il voler dire di più del necessario. Ma il necessario è bello. È bello, è una delle tante parole che abbiamo perduto. Perché? Perché non è virtuale, non è virtuale, non è televisivo il bello. Ciò che è solo bello non è televisivo, non passa, non buca lo schermo, chi se ne importa che non buca lo schermo. Però se io dico bello, dico bella, ho detto tutto. Allora sono proprio quei segni linguistici che dobbiamo recuperare, che non dobbiamo perdere, perché noi ce l'abbiamo dentro, gli altri vorrebbero toglierceli, cancellarceli, ma noi ce l'abbiamo dentro. Allora si tratta soltanto di ritrovarli, di rivalutarli. Cioè, noi dentro abbiamo molta più ricchezza di quanto non sia necessario su questa faccia della terra oggi. Allora questa ricchezza la dobbiamo difendere perché ce la vogliono togliere ed è fatta di valori e di parole, perché i valori si trasmettono attraverso le parole. Se ci tolgono le parole, bello ce l'hanno tolto, credono loro, e ci hanno tolto il valore di ciò che è bello, che fa stare in piedi la faccia della terra. Perché è verissimo quella cosa che ho sentito poco fa, di poesia non si vive, ma senza la poesia non si vive lo stesso. Io sono convinto che se il mondo si salverà grazie alla poesia.
Qui stiamo usando il termine poesia in un'accezione molto, molto crociata. Diciamo poesia, ma diciamo, forse sarebbe proprio più proprio usare il termine bello. No, per noi poesia è il massimo della bellezza. E allora la bellezza si esprime non solo con le parole e quindi con la poesia, ma si esprime anche con la musica, si esprime anche con i colori, si esprime anche con eccetera eccetera. Ma con le varie forme di ciò che noi chiamiamo l'attività artistica. Allora, il mondo, se si salverà se riesce a difendere il bello e a vivere credendo che il bello è ciò che fa gli uomini uomini. La differenza è quella. Non è vero che la differenza tra gli uomini e gli animali è il fatto che gli uomini ridono e gli animali no. Io credo che la differenza è proprio la discriminante. E sta dentro al senso del bello che il genere umano ha, è un dono che gli uomini e le donne hanno ricevuto e che secondo me è quel valore che ciascuno di noi porta dentro, tanto è vero che voi state qua, ed è quel valore che probabilmente se la terra si salverà, salverà la terra. Allora adesso vengo, ho detto che devo parlare, voglio parlare un po'. Dunque, è vero, siamo al sesto libro di poesie. Sono 4 e 2 secondi, sì, sono il sesto libro di poesie. 2, 3, 4, 5, 6. A che punto siamo? Ragazzi, lo vedete, molto giovane, non si voti all'età sua a che punto siamo. È presto per fare il punto. C'è una strada da fare ancora. La mia esortazione, quando l'ho conosciuto, è stata completamente diversa. Ho detto fermati, non scrivere più, aspetta, tanto c'è tempo, perché fra 10 anni quello che ha scritto fino adesso forse non gli piacerà più, forse non fra 10 anni, forse tra 5, forse tra 1 anno. Io l'ho esortato a fermarsi e continuo a pensare che a lui ha bisogno di fare una pausa di riflessione. Tanto è vero che io ho fatto lavoro, ho fatto tanti sondaggi, questi libri li ho letti, li ho attraversati diversamente. Se io faccio la prova stasera, apparentemente casuale, di leggere un testo, 2 testi, 3 testi, voi non vi sapreste dire a quale raccolta appartengono, la prima, la seconda, la terza, il grado di maturità del linguaggio. Questa è una premessa al discorso che voglio fare. Faccio la prova. Per un bacio fugace ho camminato chilometri di strada bagnata. Guardate che non so persi in puntati lì così, sono proprio belli. Ho attraversato le strade della tua infanzia, ho visto gli alberi sui quali ti arrampicavi, la chiesa nella quale preghi, ho respirato la tua aria fresca e genuina, ho calpestato la tua terra, ho varcato la tua dimora, ho visto la tua stanza, il tuo letto che la notte sogno. Facciamo un'altra piccolissima prova. Signora notte, sei arrivata e mi porti la passione. Non fuggire, rimani con me, ti invoco. Terzo tentativo. Mio. Arriva la notte scura che scende nella vallata avanzando a tratti. Guardo da un alto la luna che entra nella sua piccola dimora, liberando i suoi teneri raggi sulle onde del piccolo ruscello a valle. Allora, vedete, questo è il Giuseppe che mi piace. Ma non crediate che è tutto così. Per caso il sondaggio ha dimostrato che ci sono dei versi straordinariamente belli. Qual è il marchio di questi versi che ho letto? È l'assoluta semplicità. Non c'è neanche una parola che non sia di uso comune, di uso quotidiano. Però sono combinati in maniera tale che la loro combinazione, costituisce una tale musicalità
che distingue il linguaggio quotidiano che usiamo noi tutti i giorni dalla poesia. Ho detto, questa è la premessa. A quale conclusione volevo arrivare? Ecco perché devo parlare di voi. Alla conclusione che Scioltezze, l'ultima raccolta, a me ha dato questa sensazione. Lui lo sa che io dico sempre quello che penso, glielo dico, gli dico anche le cose terribili, anche le cose cattive, lui lo sa. Però mi vuole bene lo stesso, nonostante io gli dica cose cattive. Perché sa che io gli dico le cose cattive perché gli voglio bene. E allora lui gli se ne accorge, lo sa. È come i figli. Ai figli noi glielo diamo lo schiaffo. E loro lo accettano lo schiaffo. Perché sanno che non glielo diamo perché lui non è. Un po' che Giuseppe è un po' così. Allora, secondo me, questo ultimo libro è un segno di crisi. È un segno in cui il linguaggio si sta chiedendo da che parte devo andare. Lui non lo sa, in questo momento, attraverso questo libro, lui ci sta dicendo, non so da che parte devo andare. Infatti, sapete perché si vede questo fatto? Si vede dal tentativo di costruire, di trovare, lo diceva prima il Signore prima, il tentativo di trovare un suo stile. Questo è un tentativo, è una strada che sta cercando di percorrere. Non sarà sulla strada, è giovane, non potete pretendere che già sappia qual è la strada, che già sappia dove deve andare. Sta provando una serie di itinerari. Con questo libro, io ho scritto, cerca un linguaggio impostato e letterariamente decoroso. Decoroso per me significa atteggiato in maniera da avere decoro, cioè da apparire bello. C'è questa sua ricerca che io l'ho detto all'inizio, adesso lo ripeto, perché siccome sto dicendo una cosa che secondo me serve come traccia per l'analisi di questo testo. L'ho detto all'inizio, la sua forza sta nella carica di, come posso dire, nella carica forte, nella fede forte che lui ha nella poesia. Questa è una premessa che non si discute, è come dire, l'anima del suo discorso. Però quest'anima, per manifestarsi, ha bisogno di un vestito, di un'apparenza, che è il suo linguaggio. Ora, questo linguaggio non è che un poeta, sia Dante, o sia Montale, o sia Giuseppe, il linguaggio non è che lo possiede una volta per sempre, lo possiede dall'inizio alla fine sempre uguale. Ogni poeta va alla ricerca del suo linguaggio. Se prendiamo la prima pagina della Vita Nuova, non ha l'intensità di quegli ultimi versi dell'ultimo canto del Paradiso. Dante compie un percorso, come noi tutti. Giuseppe sta facendo questa strada. Per fortuna non è arrivato. Io gli auguro di compiere una strada lunghissima. La fortuna non è arrivare, la fortuna è percorrere la strada, non arrivare. Allora qui, senza nulla perdere della propria spontanea energia creativa, piena e carica di entusiasmo e di passione, il linguaggio dimostra che pretende di ambire ad essere più alto. Volete la prova? Facciamo la prova. Io ho segnato queste poesie. 33 è una poesia, la pagina, che si intitola Quante volte, è tutta costruita sotto la forma dell'anafora. C'è un'altra poesia fra le sue raccolte, titolata Anafora, che anafora vera e propria non è. Questa è la sul serio, e lui l'ha titolata Quante volte, perché quante volte è il sintagma anaforico, che vuol dire, sono le parole che vengono ripetute più volte all'inizio di ciascuna strofa. Questa è la vera anafora. Quante volte, quante volte, quante volte, quante volte. Come vedete, qui c'è una ricerca. La vogliamo dire tutta, è una ricerca barocca. E barocca non è assolutissimamente un termine negativo, un aggettivo negativo. Per me barocca è una qualificazione stilistica. C'è uno stile barocco come c'è uno stile invece attico. Barocco è l'asianesimo,
Il contrario di barocco, cioè il semplice, si chiama stile attico. È una vecchia contrapposizione della letteratura greca, insomma. Allora, questa prima poesia, non la leggo. Questa è il tentativo di far funzionare l'anafora, che è una struttura difficilissima, complicatissima e molto pesante. Ecco perché la chiamo barocca. Dove anche pesante non ha un'accezione negativa. Pesante vuol dire che è densa, contiene tante cose dentro. L'anafora è una struttura. Sapete qual è l'anafora? Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va a parlare per tutta gente. Non dice giustizia, forse, dice questo. Però quei tre per me sulla porta dell'inferno sono una pietra che finisce male. Qui lui ha distribuito questo quante volte all'inizio delle strofe, perché evidentemente il contenuto di questa poesia era molto denso e aveva bisogno di smarcarlo con delle note, se fosse stata musica, molto molto forti, e sono note basse. Quante volte, pensate quanto è basso il tono di questo, quante volte. Facciamo la prova con 44, anche qui lui gioca tutta la composizione su un'anafora altrettanto scandita. Il titolo è, niente di meno, La mia preghiera. Sapete quali sono le parole fatte in forma anaforica? È lunghissima. Io camminerò perché tu sarai. Poi c'è la variante. La mia dimora, il mio buon umore, la mia famiglia, il mio sollievo. Però all'inizio c'è ripetutamente. Io camminerò perché tu sarai. Io camminerò perché tu sarai. E il secondo verso dice, anche quando non avrò più, anche quando non avrò più. Lo capite che tipo di struttura è questa? Come quella di prima. Cioè è una struttura rigida e ripetuta. Qui siamo ad una ricerca di un linguaggio poetico, alla ricerca di un proprio stile. La domanda dovrebbe essere, e se lo stile di Giuseppe è questo? Signori miei, io non lo so. Io ho letto le poesie di prima, qui ce l'ho ancora aperta davanti, sentite quest'altra con me. Per un bacio fugace ho camminato chilometri di strada bagnata. Vi ho detto, queste sono parole che tutti quanti noi usiamo tutti i giorni. Strada bagnata, camminato chilometri. Qui il materiale, diciamo così, proprio le pietre con cui costruisce questo edificio sono di un'altra cava, vengono da un'altra parte. Io non sto dicendo questo è buono o questo è cattivo, sto dicendo che c'è una differenza e che oggi, con l'ultima raccolta, io ho l'impressione di trovarmi di fronte ad una crisi di ricerca del proprio linguaggio lirico. Vediamo se faccio la prova quando vi siete stufati, fate un setto, io sono un metro. Ho detto che parlavo poco e sto parlando tutto. A pagina 45 questo meccanismo ritorna ancora una volta. In una poesia, io questa la leggerei volentieri tutta, perché è molto bella, però non me la leggo perché sono proprio dottore. Che la canzone disperata dell'uomo solo è un titolo che è già due versi, perché se facciamo un'analisi metrica, la canzone disperata dell'uomo solo, già il titolo della poesia, la canzone disperata dell'uomo solo, e ha fatto benissimo ad andare. È andato a capo perché non c'entrava, ma in realtà sta dicendo no, ha ragione, si capisce che è no, però allora non andava centrato, ma quel dell'uomo andava scritto qua all'inizio. Errore di stampa, signori, errore di stampa. Però si capisce benissimo leggendolo che quella a capo è proprio perché questi sono due versi, la canzone disperata dell'uomo solo. Che dice? Dice così, solo, come una foglia secca, come... non la leggo tutta, la leggo solo la metà iniziale, la, dei versi, la metà di tutti i versi. Come una foglia, come un'onda, come una musica, come un corpo, come una penna, come una pagina, come un sorriso. Io vi ho fatto tre esempi per dimostrarvi che qui dentro c'è
la stessa ricerca di una marca stilistica propria. 45. Adesso io qui concludevo con gli appunti che ho preso per conto mio. Giuseppe ha una forte carica emotiva dentro di sé che si manifesta in poesia. Questa carica emotiva è spontanea, ma la spontaneità è il risultato di, io qui ho scritto per me, poi cerco di spiegarmi, la spontaneità è l'artificiale semplicità, che è un ossimoro ovviamente, però è vero, l'arte è semplicemente la capacità di non far vedere la ricerca del bello, far vedere solo il bello. Ma come ci si arriva al bello? Poi che dice, uno chiude gli occhi, aspetta che arriva Apollo che ti ispira, o con Apollo fatti del tuo valore si fatto vaso, come domandi a dar la mano a loro, dice Dante. Lo sa benissimo che non c'è Apollo che tenga, lui può stare lì tutta la vita ad aspettare che scelga Apollo a fargli scrivere la Divina Commedia. La Divina Commedia non l'avrebbe mai scritta se aspettava Apollo. Si è messo lì e l'ha scritta come? Con il sudore della sua fronte. Il bello, cioè la grande poesia, è sempre il risultato di un lavoro faticosissimo, cioè di una semplicità artificiale, dove la poesia, la vera poesia, deve, si dimostra. Perché è bella? Perché è semplice. La poesia arriva subito. La Divina Commedia, già ai tempi di Dante, la gente la sapeva a memoria, soprattutto l'Inferno, perché era il primo, la prima cantica che aveva girato, circolato, soprattutto nell'Italia mediana, in Emilia soprattutto aveva girato, in Emilia e in parte del Veneto, la maggior parte dei manoscritti dell'Inferno in particolare sono di quella zona lì. Allora la gente copiava il libro, ovviamente, e lo imparava a memoria. Perché? Ma perché lo sentiva suo, perché Dante gli aveva dato il linguaggio delle persone. Beh, è vero che noi lo chiamiamo il padre della lingua, perché lo chiamiamo il padre della lingua? Perché uno è sempre dato l'italiano, diciamo la verità, ma non l'italiano parlato, è sempre dato l'italiano scritto, non solo, però il suo italiano scritto, solo il suo, già quello di Petrarca non è così, ma l'italiano scritto da Dante è esattamente l'italiano che la gente parlava. Poi non è più successo, poi c'è stata la differenza tra l'italiano scritto e l'italiano parlato. Ma la Divina Commedia la gente la sentiva come un'opera sua, sentiva la semplicità della Divina Commedia, dell'Inferno in particolare. Ma quella semplicità, signori miei, è il frutto di una gran fatica, quella fatica che è l'artificiosità. L'artificio vuol dire artificio, artificio vuol dire ars, cioè la parola arte, cioè arte non vuol dire l'aureola, il poeta con la loro testa, non vuol dire l'aureola dell'artista. Questa è una cosa che è venuta dopo, alla fine del Cinquecento. L'arte è quella dell'artigiano, quello che lavora con le mani, a Roma si dice con le mani lavora l'artista, l'artista lavora con le mani, il poeta lavora con le mani, perché che fa? Scrive, cancella e riscrive, scrive, cancella e riscrive, per arrivare. Se non cancella, cancella, cancella e riscrive 2 milioni di volte, non arriva la semplicità. La semplicità è il frutto di fatica. Allora facciamo un'altra prova, ti ho detto. 21. Poi taccio, il momento che taccio questo. 21 è intitolato Messaggio d'amore. E questo, tanto poi veramente sto zitto. La leggo. Messaggio d'amore. E infatti c'è scritto in fondo a questa, vedi come torna di gomma. Qui c'è scritto 21-42 negli appunti miei. E a 21 c'è scritto confronto a 42, quindi vuol dire il discorso proprio. Vi leggo questo messaggio d'amore. Come dire al vento forte che io l'amo così tanto che le parole non escono quando il soffio ti viene accanto. Mi affido allora al taccuino delle mie emozioni per lasciare un messaggio d'amore scritto coi versi della mia anima sensibile al mondo e alla sua bellezza. Così le parole vengono fuori, non più da loro, ma dal cuore, e tante si legano fino a formare figure e suoni che cantano l'amore.
non l'ho fatto apposta, ma è esattamente quello che stavo cercando di dire. L'ha detto lui molto bene. Ci stanno tutti i temi che ho toccato, le emozioni, la spontaneità, la differenza tra le parole che escono dalla bocca e le parole che invece vengono fuori dal cuore, non più dalla bocca ma dal cuore, e si legano fino a formare figure e suoni, cioè diventano così. Qui lui sta dicendo la differenza che ho detto prima io fra il linguaggio parlato e la poesia. Io, il poeta, è colui il quale riesce a trovare il ritmo, dà il ritmo alle parole di tutti i giorni. Questa è la differenza. Lui qui sta dichiarando questo processo, questa metamorfosi che fa fare al discorso. Ma a questo punto non la vedete, dice la 42. Ah, il titolo è Il cammin pensiero. Il cammin pensiero è un neologismo, Dante c'è l'arte di neologismo perché lui non ne può inventare una. Ha inventato il cammin pensiero. Il pensiero fulmineo vaga, scrutando risposte nel giorno quando il sole nasconde il suo disco sull'azzurra distesa coperta da bianca nuvola. Calore insegue dai teneri raggi dorati avvolgenti. Profumi di campi si sottraggono al respiro fievole della terra. L'aria si alimenta, va la luce muta in soffio di vento. Io finirei così, però vi pregherei di ricordarvi questo soffio di vento, perché nel 33° canto del Paradiso ritroviamo un soffio di vento, e chissà che cos'è.